A Valsecchi, Perticara, abbandonata le speranze salvezza, fornisce spazio ad alcune seconde linee. Tre palli si accomoda Gambuti, mentre nel riscaldamento Luca Sartini è costretto a dare forfè. Al suo posto parte titolare Tani. Il Bacchia Cesenatico vuole confermarsi seconda forza del torneo dopo che la Stella, prima della sosta, ha festeggiato il matematico salto in promozione. Abita la gara Turrisi della sezione di Ferrara, apparso bravo e deciso. La gara, il Perticara parte forte, già secondo dalla bandierina Rossi tocca sotto misura, impegnando così Fabbri. La reazione del Bacchia Cesenatico perviene con un tiro di Grassi dalla distanza che Gambuti controlla accomodarsi sul fondo. Al dodicesimo la gara si sblocca, Giunchi si defila sulla sinistra mettendo al centro un pallone che dopo un batti e ribatti carambola su Mazzarini che infila Gambuti, ma il numero 11 in occasione del gol si fa male ed è costretto ad alzare bandiera bianca. Il Perticara non si scompone, al diciottesimo perviene al pareggio, l'asse di sinistra Sfari Laurentini è protagonista per il pari locale, il numero 11 fa il resto in velocità, infilando in uscita Fabbri e indovinando la traiettoria giusta che fa esultare il pubblico di casa. Dalla bandierina Laurentini ci riprova di testa 4 minuti più tardi, depositando la sfera sul fondo. Al 25esimo il Bacchia fa le prove del gol. Carrozza tenta la fortuna alla distanza, Gambuti non è perfetto, rifugiandosi in corner. Dalla bandierina il Bacchia compie il sorpasso, ma Rapodi incorna perfettamente facendo battere il pallone sotto la traversa della porta di difesa da Gambuti prima di infilare per la seconda volta l'estremo di casa. Da punizione Lorenzo Sartini scaraventa il pallone sopra la traversa difesa da Fabbri e con questa chance le squadre vanno all'intervallo solo 1-2. Nella ripresa la partita riserva meno emozioni con l'episodio che la chiude al sesto quando Gambuti fa addosso all'avversario in piena area di rigore sotto gli occhi del direttore di gara che assegna il penalty. Dal dischetto si presenta Corradini che spiazza Gambuti per l'1-3. I Perticara dall'altra parte avrebbero occasione per riaprire i giochi ma Laurentini spreca. Da punizione Bacchia ci prova con Marconi, conclusione da dimenticare per il neo entrato. Nel finale due occasioni per il Perticara, il tiro di Brighi viene bloccato da Fabbri. All'89esimo invece Valdifiori da buona posizione trova il muro difensivo ospite a negargli la gioia dei gol. Il match termina qui,